costume nella serata del venerdì in questo famoso locale della città, con un fenomeno di costume molto particolare, perché grazie al ballo rende possibile l'unione tra tante persone. Le scuole di ballo di Manfredonia sono insieme in questa serata. Adesso naturalmente intervisteremo i responsabili delle scuole di ballo per saperne di più. Cominciamo con il nostro amico Gianluca. Buonasera Gianluca. Buonasera. Gianluca, tu sei qui per quale scuola di ballo? La mia scuola di ballo si chiama Dirty Dance. Perfetto, si trova dove? A Manfredonia, in via Don Silvestro Mastrofuori, alle spalle della chiesa San Giuseppe. Perfetto. Allora, come nasce, da quanto tempo esiste questa serata e chi ha avuto la prima idea? Allora, questa serata ormai sono anni che è partita e insieme a tutti i maestri delle scuole di ballo abbiamo deciso di riunire tutti i nostri allievi per farli divertire e comunque scambiarci idee di ballo, di figure uno con l'altro. È un modo per divertirci, è stranissimo. Bene, quante scuole sono presenti? Scuole siamo 5, però non tutti sempre partecipano, infatti oggi manca anche la mia ragazza e la mia ballerina, che non è potuta venire per problemi di salute. Insomma, allora, tante scuole che si uniscono in questa serata, che ha come tema la fine dei balli da live. Sì. Grazie Gianluca. Grazie. Siamo un altro amico, e adesso tocca... Vanno a gara chi deve parlare per ultimo. Buonasera, allora, siamo con Roberto Valente. Allora, Roberto, tu quale scuola rappresenti? Ripetenza a casa. Ecco, dove si trova? Perfetto, allora, perché secondo te quello che avviene con voi non riesce ad avvenire in altri settori? C'è questa unione di tutte le scuole e non questa, come dire, questa concorrenza che può venire ad esempio a livello di palestra? Beh, io penso che dopo tanti anni finalmente siamo riusciti a unirci, perché comunque il mondo della salsa qual è quello di stare tutti quanti insieme in un mondo comunque sano, e possiamo dire che tra i piccoli e miste latine sono, è un ambiente molto sano, e questo è come associazione, è una cosa che ci unisce tutti quanti e fa piacere, molto più dentro con tutte le persone che vogliono condividere questa passione che abbiamo, che diventa anche una moda e una tendenza. Da quanti anni secondo te è entrato nel modo di vivere cittadino manfredonese? Sappiamo purtroppo a prendere sempre un po' in ritardo le mode, da quanti? Questa moda, questo ballo che hai diventato nella vita nostra quotidiana? Beh, io penso che è dei primi passi che abbiamo messo. Non dico che adesso siamo entrati in questo mondo, ma nei primi momenti che abbiamo ballato, quindi parliamo di 10-12 anni fa, 15 anni fa, e abbiamo preso questa cosa e la facciamo con passione. Man mano siamo cresciuti e siamo diventati anche come numero di persone. La scuola di ballo serve anche a questo. Mi è piaciuta questa tua cosa sul
l'aspetto di in effetti non ci avevo pensato, e alla fine ballare serve quindi anche a bruciare le calorie, certo, sia a livelli amatoriali ma ancora di più a livelli agonistici. È stata naturalmente anche una cosa diversa perché si parlava di simbolizzare i passi. Io poi dico sempre una cosa a tutti i genitori che portano anche i bambini, io ci tengo molto ai bambini perché sì, va bene, gli adulti vanno bene ballare tutto quanto, ma i ragazzi a me piace molto, tra virgolette, togliere comunque bambini che sono sempre in mezzo alla strada. A volte ci sono gli incidenti, quanti bambini anche con le biciclette che sono stati investiti. Quindi è uno sport poi dal classico, tra virgolette, senza nulla togliere, al calcio, al... Sì, sì, è anche uno sport magari da scoprire, perché a volte pensano che sia una cosa giusta così. Grazie, grazie per il tuo intervento. Allora, vieni qua. Un altro caro amico, allora io ho qui adesso stasera tirato in questa amichevole intervista a un altro amico per presentare al pubblico che ci sta guardando. Allora, io sono Nino Centra, scuola di ballo. La mia scuola di ballo si chiama Playa del Vigno e si trova in via Giuseppe di Vittorio presso la palestra Sport Center Magno. Allora io mi ricollego a quanto ho detto prima adesso, in effetti non vorrei sbagliare, mi pare che rientri anche nel ballo caribico, rientra anche nelle danze standard, quindi fa parte anche con le danze che la Federazione Italiana Danza riconosce. Ci sono anche delle gare a livello nazionale, internazionale. Le danze, se non sbaglio, da qualche anno sono nelle Olimpiadi. Come? Sì. Anche le caraibiche. Questo non lo so. No, no, le caraibiche no. Rientrano quindi quelle strade. Le strade le entrano nelle Olimpiadi. Perfetto. In ogni caso, tu mi confermi che ci sono delle danze a livello, delle gare a livello nazionale e internazionale. Per quanto riguarda le caraibiche. Quindi questo ballo mi serve anche per incontrare altre gente che altre cose. Soprattutto per incontrare altra gente. Noi di Manfredonia lavoriamo anche con gente di Foggia, di Foggia e provincia, comunque collegamenti con le altre scuole, con gli altri paesi ci sono, Bari, anche quando facciamo gli stage ci incontriamo non solo gente della Puglia, anche gente di altre regioni. Allora, quanto realmente serve a tutti questa danza? Tanto per divertirsi, per conoscersi, per fare nuove amicizie e soprattutto come aggregazione. Allora mi viene spontanea la domanda. Come avete fatto a mettervi d'accordo tutte queste scuole di ballo e creare questo evento? Beh, diciamo che è stato facile perché